Namaste. Se soffri di mal di schiena, dolori e tensioni alle spalle o al collo, fai questa pratica che ti indico del massaggio con la pallina da tennis sotto la pianta del piede. Così come se hai male ai tuoi piedi, ti senti instabile mentre cammini e hai problemi di equilibrio, fai questa pratica con la pallina. Sono Giorgia Bonini, naturopata e insegnante di yoga. Siccome mi occupo anche di riflessologia plantare, ti indicherò alcuni punti riflessi che corrispondono agli organi interni. Infatti, stimolando alcuni punti precisi sulla pianta del piede, vai ad aiutare gli organi a depurarsi, vai ad alleviare tensioni e infiammazioni nel corpo. Lavorando sotto la pianta del piede riesci ad aprire bene tutti i canali nei piedi, quindi sentirai alla fine proprio molta più stabilità. Non importa che ti ricordi esattamente i punti che io ti indico, l'importante è che tu segui e impari come muovere il corpo e lavori con la pallina, che può essere questa pallina da tennis un pochino più dura, oppure in commercio esistono delle palline di gomma piuma, se hai molto male sotto la pianta del piede, o anche delle palline da tennis un po' più piccole. Anche se non vedi il mio viso, l'importante è che vedi i piedi e dove metto la pallina e soprattutto il movimento che faccio. Inizio dal piede destro, quindi metto la pallina nella zona dell'alluce, nella zona interna del piede, allargo un po' i miei piedi alla larghezza del bacino, allarga le mani, porta il peso sulla gamba sinistra e sulla gamba destra, sulla gamba sinistra e sulla gamba destra. Quindi dondola da una parte all'altra, così è proprio il peso del corpo che va a schiacciare la pallina. Non devi fare questo, se no vai a forzare la muscolatura della gamba e fai fatica. Invece in questo modo lo sforzo è minimo e aiuti anche la coordinazione del tuo corpo. Qui abbiamo la zona più o meno stomaco. I punti riflessi sono tanti, non sono sotto la pianta del piede, ma anche sul dorso, però alcuni te li indico. La pallina la metti sotto tutta le dita dei piedi. Qui abbiamo varie zone, tra cui la zona polmonare, quindi vai a stimolare anche proprio la zona polmonare. Guardi sempre che i tuoi piedi siano paralleli e vai un po' a destra e a sinistra. Allunga la schiena, anche se non mi vedi, rilassa le spalle e vai esternamente nella zona del quinto dito più giù. Qui c'è una zona molto importante che è zona fegato, quindi se trovi un punto che senti un po' di più, senti un po' di dolore, bene, rimani in questa zona. Quindi vai proprio a stimolare, in questo caso, il fegato per aiutare proprio anche ad eliminare le tossine. Andiamo al centro del piede, più o meno la zona del plesso solare, e di nuovo sposta un po' i piedi e fai questo movimento a destra e a sinistra, per 3-4 volte o anche un po' più a lungo. Vai al centro del piede, qui abbiamo un punto molto importante, che è punto 1 di rene. Il rene è collegato all'energia vitale, secondo la medicina tradizionale cinese, quindi proprio all'energia che tu hai da spendere durante la tua vita e durante la tua giornata. Ovviamente di sera il rene sarà più scarico, si dice, perché ovviamente la tua energia va scemando e vai verso le ore di sonno. Oppure se hai una vita molto stressante, non dormi bene, soffri di insonnia, prendi molti caffè, fumi, quindi hai anche una sorta di dipendenze che vanno proprio a scaricare l'energia del rene. Hai proprio bisogno quindi di lavorare per riattivarlo. Fai finta di mettere in carica il tuo rene facendo proprio questo movimento. E rimani magari un po' di più sul punto rene. Punto rene anche nella zona lombare, quindi molte volte quando il rene è scarico puoi anche avvertire dolore alla schiena, ma magari non è la schiena, è l'organo. Dietro nella zona del tallone, una zona che ha vari punti riflessi, anche questa un ritorno sicuramente circolatorio, proprio un po' da pompa la zona del tallone, una zona riferita ai genitali anche. E continui questo movimento. Quando l'hai fatto per un po' di volte, cosa fai? Ti sposti anche col piede sinistro e ripercorri tutti i punti o comunque tutta la pianta del piede.
dalle dita dei piedi giù, giù, fino al tallone e ripeti. Muovi sempre, coordina questo movimento in modo da non fare assolutamente fatica. Quando hai fatto, appoggia il piede destro alla terra, ti senti proprio che vai col peso verso destra, quindi la pianta del piede è bella larga, senti tutta la parte destra della gamba, del piede, ma anche del braccio, è scesa la spalla, si è rilassata la spalla, il collo e la schiena. Puoi anche fare dei passetti, ti consiglio di fare dei passetti sul tappetino, di camminare per vedere com'è diverso il tuo appoggio a destra e a sinistra. Quando l'hai fatto da un lato, metti la pallina sotto la pianta del piede sinistro all'interno. Io parto zona stomaco, zona tiroide, zona cuore, vari punti sono sovrapposti. E di nuovo sposta il peso da un lato e dall'altro. Nella zona sotto alle dita, la zona polmonare. Poi sentirai che in alcune parti del piede hai più male a destra o a sinistra, questo dipende anche dalle tue abitudini, come porti il peso del corpo e anche dal fatto che abbiamo organi diversi nella parte destra e sinistra. Qui infatti, andando nella parte esterna del quinto dito, troviamo la milsa, zona milsa. Di nuovo al centro del piede, nella zona un po' più alta, la zona del plesso solare. Al centro, vai a cercare un punto oppure fanne più di uno per verificare proprio un punto che senti un po' di dolore. Il rene si fa sentire, ma tutti i punti riflessi in generale, quando li prendi bene, si fanno sentire. Alcuni li hanno molto sensibili, quindi appena sfiori sentono dolore, altri bisogna premere molto in profondità e poi dipende dal tuo stato di salute, perché se hai male in tutta la pianta del piede vuol dire che hai proprio bisogno di un riequilibrio, di una depurazione generale del corpo. Immagina questa pratica che stai facendo come un'onda, no? Dai piedi che attraversa il corpo, salendo e va a lavorare dove ce n'è bisogno. Quindi quest'onda va nel corpo a riequilibrare, a depurare le parti che ne hanno bisogno, anche proprio dal punto di vista emotivo. Dietro, nella zona del tallone, infatti scarica tantissime tensioni emotive la pratica del piede, proprio la riflessologia, forse perché proprio sulle nostre radici scarichiamo alla terra tensioni, pensieri, abbiamo bisogno di ritrovare il contatto con la terra, anche proprio stando a piedi nudi. Infatti il piede lavora molto bene dove? Nella parte più opposta, cioè la testa, i pensieri, il collo. E ripassa tutto il piede, spostandoti anche col piede destro, lo fai per un po' di volte. Poi soprattutto porta anche una grande leggerezza a livello del sistema circolatorio e linfatico. Quindi questo momento di primavera è ottimo, ma tutti i momenti dell'anno sono ottimi per fare questa pratica con la pallina. Lascia, ti invito a fare qualche passo sul tuo tappetino. E di osservare come è l'appoggio, come è cambiato l'appoggio dei piedi, tutto il corpo risalendo, senti com'è diverso rispetto a prima, come ti senti molto più centrato. Questa pratica la puoi fare tutte le volte che ne senti la necessità e in questo periodo, il periodo delle depurazioni, ti consiglio di farla anche ogni giorno per 5 minuti. Puoi prenderla come pratica di depurazione, per stimolare la circolazione, aiutare il sistema linfatico, aiutare gli organi, oppure proprio quando hai tensioni, sia a livello emotivo, sia a livello di mal di testa, sia a livello di colonna, di collo, ti invito a fare la pratica della pallina e anche per stimolare l'intestino, la tua peristalsi. Namaste, grazie mille. Se trovi utile questo video, condividilo con i tuoi amici e metti like alla pagina. Grazie.